Siamo con la dottoressa Maria Rosaria Piccini, docente a contratto in ambito appunto di storia delle religioni nei paesi del Mediterraneo. Una relazione, la sua, all'interno appunto della prima giornata oltre la Shoah, una serie di eventi che si stanno celebrando presso la biblioteca a Clavio di Taranto. Nella sua relazione, nel suo intervento, si è considerato questo aspetto: da ventottenne all'Europa. Bene, è un percorso molto interessante questo, tra l'altro è stato importante ulteriormente ribadire la necessità di ricostruire proprio dalle macerie della Shoah, dell'Olocausto, di queste atrocità che hanno caratterizzato i primi del Novecento, di ripartire dal riconoscimento della libertà e della dignità dell'uomo per fondare quella che oggi è l'Unione Europea. Quindi questa rilettura del Manifesto di Ventotene, che è un documento importante, nato da alcuni intellettuali in esilio appunto all'isola di Ventotene, per costruire le basi di uno spazio di libertà, di pace, di sicurezza, che poi è quello che è stato l'Unione Europea negli ultimi 70 anni, che però è importante comprendere e valorizzare affinché si guardi all'Europa non soltanto come a uno spazio in cui predominano le logiche economiche, le lobby e i monopoli, ma invece in cui uno spazio che riparta dalle radici da cui è nato, cioè il riconoscimento della dignità umana, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, etnica, e dunque effettivamente il riconoscimento dell'alterità e dell'identità come elemento distintivo e fondatore di questo spazio di pace.